Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario e Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il nostro arrivo disastroso qui sul piano astrale, ma siamo ancora dalla parte del regno dei funghi. Dobbiamo andare oltre il confine. Ehi, che sorpresa, guarda un po'. Sono arrivati i fratelli Mario e Luigi. Ehi, quanti ricordi, che nostalgia. Come mai tutti e due insieme? Volete passare? Come sapete, questa è la frontiera con il regno dei funghi. E noi siamo le guardie di frontiera. Non vi lasceremo passare se non ci fate vedere dei salti degni della fama di Mario il Grande. Una sfida di salto alla frontiera. Va bene? Le regole sono semplici, dovete solo saltare la corda. Mi raccomando, ho sempre odiato sto minigioco io. Veramente. Da bambino l'ho sempre detestato perché aveva un pattern terribile, soprattutto questo pezzo qua in cui vanno lenti. Per non parlare di quando inizia ad andare un po' più veloci. Anche perché è quasi imprevedibile a volte. Bravi, avete fatto degli ottimi salti. Con 2000 punti che salgono all'improvviso. Che tra l'altro, ora che ci penso, in realtà Mario il Grande, io credo che non si riferisca a Mario questo, ma si riferisca a Mario, il padre di Mario Luigi, che appunto, ricordiamo, dovrebbe essere Jumpman, il primo dei Mario, che Mario è tra l'altro il cognome. Questa è solo lore alla fine. Più avanti mi trovate nel regno di Fagiolandia, fate attenzione. Ciao. Ed eccoci arrivati a Fagiolandia. Aspettate un attimo. Mario, passerete nella storia. Voi siete prima ad oltrepassare la nostra frontiera. Wow. Prendete questo, per ricordo. Ho ottenuto la mappa. Con la mappa si è più tranquilli all'estero. Per vedere la mappa, apri il menu premendo Select. Ciao. Ed eccola qui, la mappa di Fagiolandia. Un po' più gialla di come me la ricordavo. Ed entriamo nel tubo solo per avere il segnalino già messo. Ed eccoci qua. Il piano astrale. Notiziario di Fagiolandia. A causa degli inconvenienti verificati nel piano astrale, al fine di evitare danni causati dalle schegge di polvere stellare, è concesso saltare. Premendo A e B in corsa, chi è dietro prema B. Cerchiamo sempre di migliorarci per salvaguardare la pace del paese. E certo, come no. Papam, papam, papam. Prendiamo questo che è un fungo. E proseguiamo. Papam, papam, papam. Ecco qua. Un altro funghetto. I funghi è sempre meglio averne una scorta. Io mi ricordo che l'ultima volta che ho giocato, ah cavolo, non ne ho usati quasi mai. Avevo una scorta di 99, che cacchio, 99 funghi. Ecco qui, dai che crepa. Perfetto, quindi tre colpi. Ecco fatto. E dovremmo riuscire. Ecco fatto, nell'impresa. Abbiamo ottenuto un funghetto. Ecco, una cosa che non ho mai fatto, né da bambino né da adulto in questo gioco, perché non ho mai riscontrato così tanta difficoltà, probabilmente. Non ho mai farmato in questo gioco. O meglio, il mio farming, tra virgolette, era uccidere tutto ciò che si muoveva. Sostanzialmente non saltavo mai neanche uno scontro. Non ho mai però farmato più del necessario, diciamo. Salviamo. Piano astrale, regno di Fagiolandia. Ecco fatto. E proseguiamo. C'è qualcuno? Aiuto. Ah, che cacchio. Bowser! Ehi Mario, sei arrivato proprio in tempo, mi serve una mano. Smetti di lisciarti i baffi e tirami fuori dai guai. Sarei anche sua maestà Bowser, ma che vergogna cadere dentro il mio cannone. E tu chi sei? Sono il Magastro, il grande re del piano astrale. Ho sentito parlare di te, ma la tua vista mi delude. Perdona la schiettezza.
Se volete che io faccia uscire di lì, datemi le vostre monete. Se mi date tutte le monete, sarà libero. E manterrò segreto questo sgradevole episodio. Non è giusto. Cosa? Non ho capito. Avrò le vostre 119 monete? Oh cavolo, ha funzionato veramente. Ah. Ma queste sono le monete del regno dei funghi. Qui siamo nel regno di Fagiolandia. La valuta estera deve essere cambiata. Al cambio di oggi 119 monete fungo corrisponde a 10 monete fagiolo. Parentesi, anche se tu avessi più monete, lui comunque te le conta 10 monete fagiolo. Pensa che stronzo che è questo tizio. Con solo 10 monete può darsi che questo segreto mi sfugga di bocca. Oppure datemi altre 100 monete fagiolo. Potete trovarle in questo piano astrale, così aiuterete Bowser. Parentesi, parte di quelle 110 monete, proprio l'ultime monete prese, erano del regno di Fagiolandia, non del regno dei funghi. Lui è solo un ladro. Forza, vi ho aperto la strada. Per lustrare il piano astrale trovate 100 monete. Potete ottenerle le monete colpendo i blocchi in battaglia. Dal menu vedete quante ne avete. Ecco fatto. E allora si prosegue. Giusto per curiosità. Siamo a zero, ovviamente. Ci ha rubato tutto quanto. Pensa che è infame. E vai. E allora si inizia a farmare. Per fortuna gli scontri non sono così lunghi, così, madonna mia, terribilmente lunghi. Però alcuni potrei saltarli magari. Però tutta questa parte che è solo farming delle monete, direi di farla senza neanche troppi problemi. Ecco qua. A quanto saremo? Siamo a 21 monete. Perfetto. E allora vai così. Che tra l'altro io ora non mi ricordo sinceramente se effettivamente quelle monete poi gliele diamo tutte oppure no. Però sempre meglio averne qualcuna in più. Sempre meglio andare sul sicuro. Ma soprattutto tanto vale veramente uno prenderle queste monete dai nemici. Perché io credo che tu debba proprio ucciderli per arrivare alle suddette 100 monete. Ma soprattutto saliamo di livello, che è la cosa più importante in questo gioco. Perfetto, siamo a 10 di buff. Come ho detto lo scorso episodio, non ha senso ripuntare sullo stesso oggetto sulla stessa statistica più di una volta, ma meglio puntare su statistiche diverse, perché il bonus poi aumentano. Che culo, bravo Mario. Allora, prendiamo tutto. Però da bambino io questo concetto, o meglio questo modo di giocare perfetto, passatemi il termine, non lo comprendevo, perché non ero bravo e odiavo sbagliare gli scontri, veramente. Oddio, pensavo di essere stato preso. Odiavo sbagliarli gli scontri, quindi tutti gli scontri che potevo evitare li evitavo facilmente anche. Aspettavo che magari il nemico si allontanava, che io potessi saltarlo senza doverlo affrontare veramente. Luigi è salito di livello 3. Quindi diciamo che non ero nel pieno mood da bravo giocatore. Aumenterei la forza, perché così al prossimo giro abbiamo più punti per la velocità. 3, 3, 3, 3, 3. Ah, vabbè, dai. Va bene. I primi livelli sono sempre un po' bassi, c'è da dirlo. Blocchi pedale, premi la pulsantiera più destra e sinistra per la direzione, quindi premi A, B, A, B, A, B, A, B. Ok, noi dobbiamo andare a sinistra, quindi A, B, A, dai, B, A, B, A, B. E ci prendiamo altri dindini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quanto siamo? 50 monete, a metà del lavoro. Ecco qua, il ponte. Oh, bene, siamo già nella zona d'allenamento. Uno sciroppo. A cosa ci servono gli sciroppi? Ma guarda, chi lo sa. Non mi ricordavo che tra l'altro potevo passare senza problemi. Area 51 del piano astrale. Non mi ricordavo che c'era scritto area 51, ti prego. Sergente Astro, la cometa di prima era un attacco alieno. Nel nome dei fratelli astrali, mobilitiamoci per scoprirlo.
Generale Astro, ho appena avvistato un oggetto misterioso. Come se loro non ci vedessero. È di un verde così brillante da far male agli occhi. Ehi, avvistamento confermato, ma l'oggetto è rosso, non verde. Si richiede ulteriore contatto visivo. Oh cavolo. È come guardarsi allo specchio. Sì, no. Ah! E se facciamo questo? Ta. E io ora roteo. E io roteo da solo. Incredibile, ma non è Mario del Regno dei Funghi. Ha avvistato anche Luigi. Sergente Astro, variazione missione, ottenimento autografo. Cosa? La voce della principessa Peach è ridotta così? Dobbiamo assolutamente fare in modo che ritorni com'era. Lavorando insieme possiamo risolvere il problema. Molto bene, noi fratelli Astro vi insegneremo i segreti delle azioni fratelli. Signor Mario, signor Luigi, l'addestramento sulle azioni fratelli inizia ora. Vi volete allenare? Certo. Dobbiamo, per forza. Se dovete raggiungere un luogo alto, basta che Luigi salga sulle spalle di Mario. Ecco il salto doppio. Dunque, premi il tasto L per selezionare il doppio salto. Vai. Sì, ho capito. Aig! E salta con il pulsante B. Non appena sei sui cavalcioni, premi ancora il tasto B. Rispetto al salto singolo, si arriva molto più in alto. In due è meglio. Eh già. Vuoi che ripeta la spiegazione? No, grazie. Allora, Luigi, prova a usare il salto doppio e sali sul dislivello da destra. Ecco fatto. Bravo. Se usi il salto doppio puoi superare anche dislivelli troppo alti per un solo salto. Adesso premi il tasto start per scambiare la posizione. Mario, tu vai dietro. Premi il pulsante L e seleziona il salto avvitato. Spin! E salta per il... E salta con il pulsante B. Così lo prende a cavalcioni. A questo punto premi ancora il tasto B e tutti e due, ruotando, potete restare sospesi. Con la pulsantiera di comando vi potete spostare restando in aria. Ovviamente non per sempre, però. Con il salto avvitato si possono superare valli e fossati semplicemente volando. Vuoi che lo ripeta? No, grazie. Allora, Mario, utilizza il salto avvitato e spostati sul masso di destra. Ecco fatto. Belle ste azioni. Fantastico. Allora, le azioni compiute da chi sta dietro premendo il tasto B si chiamano azioni fratello. Premi il pulsante L per scegliere l'azione e il pulsante B per eseguirla. Facilissimo. Molte azioni possono essere compiute solo da fratelli, come voi. L'allenamento è terminato. Basta così? Sì, grazie. Allora fateci vedere se l'avete imparato. Provate il salto doppio e il salto avvitato. Raggiungete quella bandiera lassù. Pam, 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 pam. Ci pensiamo noi. Uno. 2, 3, spin! Ecco fatto, di nuovo salto in alto. Tra l'altro, il salto sulle spalle è utilissimo per fare questa roba qui. Spammare il tasto in continuazione. Spin! Pam, 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 pam. Evviva! Bravi, Mario e Luigi, siete proprio due fratelli super! Avete imparato bene sia il salto doppio che il salto avvitato. Vi auguro che la vostra avventura vada per il meglio. Ciao! Grazie dell'allenamento, allora. Prendiamo lo sciroppo e proseguiamo. Qua tra l'altro c'è questa sorta di dislivello che ti giuro non si capisce mai dove cacchio devi andare per arrivare lì, però poi lo vedi che è lo stesso colore, quindi capisci. Ah, ok, devo arrivare da questa parte. Allora, aspetta. Ah, no! Volevo colpirlo col doppio salto, che palle. Vabbè, ci prenderemo un colpo sicuro. Ecco fa. Ai, ai. Vabbè. Devo essere sincero, non sempre sono è molto reattivo il controller con l'emulatore. Su questa è una cosa che devo dire. Questa è una cosa che devo dire assolutamente. Tra l'altro ho appena usato l'attacco, solo giusto per farvelo vedere. 1, 2, ecco fatto. 1, 2, tieni. 1, 2, e muori anche tu. Tra l'altro dobbiamo... Una delle statistiche sicuramente più importanti da aumentare è l'attacco, perché con gli attacchi doppi, quando hai l'attacco aumentato, vai proprio sul... fortuna. Vai proprio
Madonna mia, con un solo di baffi che abbiamo messo. Dicevo, con gli attacchi doppi veramente li sfondi i nemici. Li sfondi veramente un sacco quando hai un buon attacco e fai continuamente gli attacchi fratelli. Perché all'inizio magari i punti sono pochi e non hai modo di poterli usare continuamente. Su quello non c'è dubbio. Però, sai com'è? Già che ci siamo, salto schianto. Madonna mia, ancora oggi me le ricordo tutte le azioni. Questo gioco veramente mi è rimasto qua dall'infanzia. Come molti altri giochi del Game Boy, ma anche della PlayStation. Molti di questi giochi veramente mi hanno... Ah, tra l'altro, oh, era in questo capitolo che non ti potevi muovere. Perché tipo in Fratelli nel Tempo, quando fai lo spin, puoi muoverti a destra e a sinistra comunque. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ho sempre pensato che questo blocco qui si basasse sulla tua velocità o sulla perfezione dei salti che fai, in sostanza. E quindi ho sempre pensato, se sbagli anche solo un salto, non puoi prendere più monete. Non ho mai capito se questo pensiero era vero o no. Altri nemici in giro. Ho capito la frase, altri nemici in giro. Allora, uccidiamo prima questo, che è il più fastidioso. Tanti cannoni facili da evitare, basta saltare o oltre o sopra il proiettile. Ed è fatta. Puff. Ci saranno nemici più forti e più difficili da schivare più avanti. Questi sono solo un assaggio. Sono solo un assaggio di tutto ciò che vedremo. A quante monete siamo, tra l'altro? 93, ok, quindi ancora un nemico o comunque ancora un paio di blocchi ci siamo. Che emozione rivedervi! Prima ci siamo completamente dimenticati di dirvi una cosa. Le azioni nuove che avete imparato sul campo possono essere usate anche in battaglia. Ma va? Una volta imparati il salto doppio e il salto abitato, possono essere usati in battaglia. Presto, provate subito queste nuove tecniche. Wow! Piu, 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 piu. Occhi tocchi. E adesso proviamo il tutorial del tacco fratelli. Per prima cosa il comando di Mario. C'è una nuova tecnica chiamata attacco fratelli. L'attacco fratelli è una tecnica che permette a Mario e Luigi di attaccare insieme. Ma va? Quando scegli questo attacco, appare l'elenco degli attacchi fratelli. Ok, vediamo il tuo attacco, Mario. Allora, c'è da dire una cosa. Il gioco originale ti dà questa lista di attacchi più una sua evoluzione, ma quell'evoluzione la devi fare tu sapendo quando farla. È un concetto difficile, ma ve la spiegherò a tempo debito. Ma una cosa buona che hanno fatto nel remake di questo e dell'altro capitolo è che gli attacchi evoluti sono attacchi diversi dall'attacco base, che è una cosa comunque perfetta a modo suo. Fermi! Come vedete si è fatto buio! Appena si va via la luce appare l'icona della pressione pulsante. Non preoccuparti, tutto rallenta durante la pressione dei pulsanti. Fermati! Come vedete, non solo tutto è rallentato, ma le icone si vedono bene. Premi il pulsante, fannullone, ma dai! Fra l'altro, premendo con il tempismo perfetto apparirà una di queste cose. Nella mia voce. In realtà ci sono molti comandi azione attacco fratelli, quindi vediamo il prossimo. Ora controlla il tempo e premi il pulsante quando vuoi. B. Ah, perfetto. Bravi, ben fatto. Un altro super successo dei super fratelli. L'avete imparato, signori? Ecco come sono gli attacchi fratelli. Ora vi parlerò della modalità degli attacco fratelli. Le modalità sono i livelli di difficoltà degli attacchi fratelli. Le modalità si possono cambiare. Per cambiarli basta premere i... Sì, abbiamo capito. I pulsanti R e L. Ecco qui. Modalità 2, senza rallentamento. Modalità 3, senza icone pulsanti.
Una volta imparati i comandi di azione si possono provare le varie modalità di aumentando il livello. Riuscendo nella modalità più difficile otterrete grandi vantaggi. Mario e Luigi, buona fortuna, riuscendoci un po' di volte potreste ottenere qualche nuovo comando avanzato. I comandi avanzati vi permettono di evolvere le vostre azioni, è quello che vi stavo spiegando poco fa. Dopo aver imparato il comando, uno di voi lampeggerà, ma lo capirete entrambi. Per ora imparate solamente i comandi azione di base, l'allenamento per l'attacco fratelli è finito. Oh, hai dimenticato una cosa, quasi. Mancano i pulsanti fratelli, i punti fratelli. Per eseguire l'attacco fratelli consumerete i punti fratelli, perciò non sprecateli. Ora la lezione sugli attacchi fratelli è finita per davvero. Possiamo confermare ufficialmente che le tecniche imparate sul campo possono essere usate in battaglia. A questo punto voglio davvero porgervi i miei auguri per la vostra avventura. Ciao! Ma perché aiutarti invece, quando puoi solo dirci buona fortuna? Tra l'altro io mi ricordavo che tornavo di nuovo fuori dalla stella, però probabilmente mi sbaglio. Oh, ecco fatto. Stavo per farmi colpire di nuovo alla schiena. Tra l'altro, peccato... Ah, tra l'altro ci ha rifillato la vita, ottimo. Tra l'altro dicevo, peccato che tipo se lo colpisci con l'attacco doppio non fai più danno in battaglia. Sarebbe stata sicuramente un'aggiunta carina. Ecco qua, volevo giusto evitare un colpo. Ma così, giusto per sfizio, niente più niente meno. Ecco fatto. Puff. Vai Luigi, spacca il cannone. Pa-pa-ra-pa-pa-pa. Yes, saliti di livello. Tra l'altro, come vi dicevo, io non conosco un modo efficace per, come posso dire, overlivellare in questo gioco, veramente. 3. Va bene, 2 ci sto. Ogni tanto bisogna veramente variare qualsiasi statistica. Oh, ho sbagliato. Tutte le statistiche. Perché se ti punti, come vi ho detto, solo su una sola, uno, non becchi i bonus per bene. Due, non ha senso, tipo, che se hai l'attacco a 15 e la difesa a 2, non ha senso. Sei un glass cannon che puoi veramente solo attaccare e non prendere mai danno. E soprattutto, come vi ho detto, non becchi i bonus se punti solo a un'unica statistica. Per esempio, Luigi è molto lento. Dovremmo aumentargli la velocità. 3, 3, 3, 3, 3. Ma va, che palle, madonna. Va bene. Proseguiamo. Aspetta. Ehi, ecco fatto. Occhi tocchi. Mario, riusciremo ad uccidere un cannone con un colpo solo? No, ovviamente. Luigi, ammazza l'insetto. Uff. 1, 2, 3. Ah, dannazione. Ok. 1 e 2. Perfetto. Cannone andato. Dai. 2. Morto anche l'insettino. Distrutto il cannone. Pappam. 115 monete. Dai, stiamo andando abbastanza bene, devo dire. Abbastanza bene le balle. Stiamo andando benissimo. Ecco, fatto. Tra l'altro, come dice il gioco, dobbiamo usarli i comandi azione. Il punto è che non mi va di sprecare i punti su nemici così schifosamente banali, anche se veramente basterebbero già un po' di nemici in più per iniziare ad aumentare il livello delle mosse, ma come ho appena detto, dal mio punto di vista... Non ha senso sprecare i punti, soprattutto perché non abbiamo abbastanza sciroppi per poterne abusare ancora. Ecco qua. Meglio fare attenzione e tenerceli giusti giusti, soprattutto per usarli contro il boss, non per altro. Ecco fatto. Allora, togliamo il jump. 1, 2, vai. Ta, perfetto. Questo metodo lo usavo sempre solo per avanzare più velocemente. Vediamo se di là non mi sembra che c'erano delle casse da prendere. O meglio, delle casse. Dei bottoni da prendere, ma... Ecco fatto, come non detto.
Sono tutti i soldi che ci entrano nelle tascocce. 1, 2, 1, 2. Dai, 2, 1, 2. Perfetto, credo che invece di qua non ci sia proprio nulla. Si torna solamente indietro. Cavolo, questo gioco veramente è stato uno dei migliori regali che mi abbiano mai fatto. Mi ha veramente aperto un mondo intero di giochi, veramente. Andiamo da questo lato e prendiamo tutte le casse dimenticate indietro. Ecco qua, ecco fatto, un po' di soldi extra. Che tanto in queste zone, a parte per queste parti iniziali, veramente non ci torni più poi. E rieccoci di nuovo qua. Ma direi che è il momento di salutarci. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!